battaglia perché Tricase, il simbolo del capo di Leuca, può finalmente cambiare. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Sempre così. Buon pomeriggio a tutti e grazie, grazie per essere qui. Grazie ai pochi poliziotti e carabinieri che ci sono, ma evidentemente loro per primi sanno che quando si riunisce il popolo 5 Stelle i ladri sono altrove. Io mi candidai, vi racconto questa storia perché prima anche Diego la raccontava. Io mi candidai nel 2012, mi arrivò un'email da parte del Movimento 5 Stelle. Io all'epoca stavo lavorando a Lisbona e mai avrei pensato di entrare in Parlamento. Mai avrei pensato che da lì a pochi anni il Movimento 5 Stelle diventasse la prima forza politica del paese. Mai avrei pensato che ministri degli esteri stranieri, ambasciatori di tutto il mondo, appunto, ci avrebbero poi cercato, come ci stanno cercando oggi, per capire come può un movimento che non ha denari pubblici, che non ha una sede, che non ha un giornale, mai ce l'avrà, che non controlla una televisione, mai la controllerà, diventare appunto la prima forza politica di un paese dove ci sono 5 organizzazioni criminali, no? La Sacra Corona Unita, Cosa Nostra, la Camorra, l'Andrangheta, grazie anche al Partito Democratico Mafia Capitale. Mi candidai provando, questa è la verità, ripeto, io non pensavo di entrare in Parlamento e di poter chiedere la parola ogni qualvolta la presidenta Boldrini entra, ogni qualvolta, istituzionalisti, ogni qualvolta chiedo la parola la vedo sbiancare regolarmente, mai avrei pensato. Entrare in Parlamento sì, con il nostro sistema, che è un sistema a costo zero con 300-310 click, però a tutti coloro che dicono che il Movimento 5 Stelle sia soltanto algoritmi o soltanto click, eccola la piazza dei click. Bravo! Ma evidentemente coloro che dicono che siamo solo click è perché l'unico click che conoscono è quello delle manette, soltanto quello. È così. Ci viene da ridere, ma ci sarebbe da piangere. In Parlamento per qualche mese alla Camera dei Deputati c'era uno scranno vuoto, era occupato, cioè era vuoto, insomma teoricamente ci sarebbe dovuto essere il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, un tal Galan di Forza Italia, arrestato per le mazzette del Mose in Veneto. Pensate, vi racconto qualche aneddoto per farvi capire un po' come funziona il Parlamento. Pensate che capitò di ricevere una volta la delegazione della Commissione Cultura, se non sbaglio, della Svezia. Arrivarono alla Commissione Cultura Italiana e chiaramente non c'era il presidente perché era in galera, galeotto. E vennero ricevuti dal vicepresidente, si domandarono: ma perché non c'è il presidente? Il vicepresidente, un altro del PD, disse: oggi non è potuto venire. Perché io dissi: non è che non è potuto venire, proprio non può venire perché si trova in carcere. E loro dissero a me: Battista, perché devi raccontare queste cose agli stranieri che ci fai fare brutta figura? Se fosse responsabilità mia. Guardate che in quel palazzo, dato che la malattia principale che colpisce la politica ancora di più della corruzione è proprio il distacco dalla realtà, coloro, anche persone oneste, pur di mantenere un posto di lavoro a 12.000 euro al mese, arrivano a giustificare tutto ciò che al di fuori di quel palazzo appunto è ingiustificabile, è considerato infame. E per questo vi racconto altri due aneddoti. La prima volta che feci un intervento alla Camera dissi: il PD è peggio del PDL, perché per me l'ipocrisia è peggiore di ogni cosa in questo paese. Avevano appena condannato Berlusconi come evasore fiscale e dissi: sbatteteci fuori, sanzionateci, perché avevamo occupato il tetto della Camera. E quell'azione fu molto importante per farci prendere tempo e arrivare di fatto al referendum costituzionale che quantomeno ha segnato la prima enorme sconfitta del renzismo. E dissi: il PD è peggio del PDL, al che la Boldrini disse: non offenda, e giustamente si è offeso quelli del PDL. E poi dissi: puniteci, sanzionateci, ma prima sbattete fuori i ladri di Forza Italia. Da lì partì una vera e propria sorta di caccia all'uomo, tutti i deputati di Forza Italia cercarono di raggiungermi per picchiarmi, perché avevo detto fuori ladri di Forza Italia, e i miei colleghi, tra cui anche Diego, fecero una sorta di cordone di sicurezza intorno a me. Ma riuscì a entrare, a superare questo cordone un deputato di Forza Italia, penso oggi abbia cambiato partito, che si chiama Chiarelli, credo che sia pugliese, sì, Chiarelli. Sì, sì, sì. Riuscì a infilarsi
e lo vidi minaccioso avvicinarsi verso di me. Quando mi stava di lì a un metro, io pensai, speriamo che mi dà uno schiaffo, così io mi butto per terra, simulo e prendiamo 3%. Lui si avvicina, sta lì vicino a un metro, e io in maniera molto gandiana, non violenta, tiro sulle mani proprio in forma così, non violenta. Lui viene preso alla sprovvista e li tira su pure lui. Io avevo appena detto fuori ladri di Forza Italia. Chiarelli mi si avvicina e mi dice una frase straordinaria che vi fa capire tutto. Mi disse: Di Battista, non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. È una frase meravigliosa. Anche lui disse: scusi onorevole, mi dica chi è ladro e chi no, così facciamo prima. Due prese e se ne andò via. Qualche mese dopo ci fu l'ennesimo scandalo di tesseramento falso del Partito Democratico. Avevano tesserato non so quanti cinesi. E c'era su un divanetto nel transatlantico, è questo corridoio dal quale si accede alla Camera dei Deputati, c'era un deputato del Partito Democratico molto famoso perché lui dà penultimatum a Renzi, mai gli ultimatum, penultimatum, si chiama Cooperlo. Avevano appunto tesserato non so quanti cinesi, io come battuta, perché guardate che l'ironia in quella vasca di squali ti permette pure di tenerti in vita, gli dissi: Cooper, ma che avete fatto? Avete tesserato mio nonno che è morto nell'87. E lui mi disse: veramente? Per lui era plausibile. E lui disse: no Cooper, era una battuta, era uno scherzo. No, perché se no mi davi nome e cognome intervenivo. Ora, questo per farvi capire, senz'altro Chiarelli e Cooper sono persone oneste, per l'amor di Dio, ma ci sono persone oneste in tutti i partiti politici, non è che sono tutti ladri. Io all'inizio pensavo tutti malfattori, no, non sono tutti ladri, però ho capito a distanza di 4 anni che forse il problema di quel palazzo, ancor più dei ladri che ci sono, Galan, altri che sono stati arrestati, compagnia bella, sono le persone oneste che pur di mantenere un posto di lavoro, una poltrona ben pagata, una sorta di privilegi che gli consentono di sentirsi più importanti del popoluccio, accettano di stare di fianco magari a un delinquente appunto per mantenere il posto di lavoro. Malcolm X diceva: io non temo la malvagità dei crudeli, ma il silenzio degli onesti. Troppe volte abbiamo abbassato la testa e ci siamo stati zitti e abbiamo digerito l'indigeribile per quieto vivere. Lo fanno i parlamentari, i politici che accettano appunto di stare di fianco ad un malfattore pur di mantenere una poltrona, ma spesso lo fanno anche tanti italiani che magari votano un amico o un parente soltanto perché è un amico o un parente. Evidentemente questo cancro del voto di scambio ci sarà anche qui a Trecase, come c'è a Roma nella mia città, come c'è in tante città dal sud al nord. E allora è pure responsabilità di ognuno di noi, non è che si può votare un amico o un parente solo perché è un amico o un parente. Con un amico o un parente ci si prende un pasticciotto la domenica mattina al bar, si va al mare assieme, ma se un amico o un parente si candida in uno di quei partiti che hanno concorso appunto alla distruzione dell'Italia, non lo si vota, lo si manda a fanculo. Questo dobbiamo fare. E dipende soprattutto da noi. Ora qua, questa è una piazza gremita, come sempre, con pochissimi poliziotti e carabinieri, senza barriere e intermediazioni, con tanti bambini. Non c'è mai un incidente quando il Movimento 5 Stelle scende in piazza, perché siamo riusciti ad incanalare la giusta rabbia, la giusta indignazione del popolo italiano in un percorso democratico e di enorme partecipazione. Questa è una piazza meravigliosa, per l'amor di Dio. E ci fa capire che dipende tutto da noi, che però abbiamo una grande responsabilità, ce la possiamo fare. Come io sono entrato in Parlamento e non pensavo, magari tanti di voi entreranno in Parlamento la prossima volta. Iniziate a entrare nell'ottica che candidarsi non è soltanto un diritto, è anche un dovere da parte delle persone per bene, altrimenti si candidano sempre gli altri. Il Movimento 5 Stelle non è nato per chiedere voti, io non ho mai chiesto i voti, non li chiedo neanche in questa piazza. È nato per permettere ai cittadini, spesso a coloro che non hanno nessun santo in paradiso, nessun lobbista o grande imprenditore che sostiene la campagna elettorale, appunto di consentirgli di farsi Stato, di rompere quell'intermediazione partitocratica tra istituzioni e cittadini, quindi tra cittadini dentro i palazzi e cittadini fuori il palazzo, e permettere anche a degli sconosciuti, a degli inesperti, dicono, di farsi Stato, di concorrere appunto al benessere collettivo. Che cosa significa farsi Stato? Significa partecipare alla vita politica, controinformarsi, significa destinare magari 2 ore di tempo al giorno per controinformarsi, per spiegare i programmi magari della forza politica nella quale si crede, anche non sia 5 Stelle, significa impegnarsi,
Certamente non è facile, chi fa parte del 5 Stelle lo sa che non è facile essere nel 5 Stelle. Si perdono spesso tanti tanti amici, però se ne acquisiscono di nuovi e quelli che probabilmente che sono nuovi forse sono migliori di coloro che si perdono. Non è facile essere nel 5 Stelle perché vieni attaccato costantemente dal sistema mediatico. Perché? Perché sanno perfettamente che quando saremo al governo dalla RAI cacceremo i partiti, Mediaset pagherà le tasse e nessun euro pubblico finirà in un giornale, direttamente o indirettamente. Per questo ci fanno la guerra. Questa è una piazza stracolma che ci fa capire che evidentemente una possibilità c'è, però dipende esclusivamente da noi. Io mi domando, voi tutti siete davvero a centinaia, per quale motivo vi dovreste fidare di noi? Perché vi dovete fidare di Diego, di Cristian, di Francesca? Perché vi dovete fidare di me? Chi vi garantisce che magari un domani, arrivati al governo, non ci comporteremo esattamente come si sono comportati i politicanti di professione? Chi ve lo garantisce? Nessuno, neppure io. E non credete neanche alle parole che vi diciamo, informatevi, verificate. Tuttavia il movimento ha delle regole interne che riducono drasticamente la possibilità di contaminazione. Nel momento in cui candidiamo soltanto incensurati, questo non esclude che magari domani, e non sto mettendo le mani avanti, un eletto del 5 Stelle non possa rubare, potrebbe capitare, chi lo esclude? La corruzione purtroppo si annida nell'animo umano, ma se candidi soltanto incensurati è più improbabile che ciò avvenga. Se tu ti autofinanzi e non accetti né denari pubblici o grandi finanziamenti da gruppi di potere, evidentemente sarà molto più probabile che una volta entrato appunto nelle istituzioni non dovrai render conto a coloro che ti hanno finanziato la campagna elettorale, magari restituendogli un favore, ovvero una legge a loro favore, o magari non fare una determinata legge che potrebbe andare a loro sfavore. Nel momento in cui il Movimento 5 Stelle continua a stare in piazza tutti i fine settimana, ieri ero in Veneto, oggi in Puglia, stanotte prendo alle 22.30 il notturno da Lecce per Roma perché devo stare molto presto la mattina a Roma, nel momento in cui continueremo su questa strada e continueremo ad autofinanziarci con micro donazioni, questo significherà che avremo soltanto un lobbista al quale render conto, il popolo italiano. Bravo! Sì. E questa è l'unica garanzia che possiamo avere noi tutti sul fatto che 5 Stelle potrà rispettare il programma. Che vogliamo fare di qual è la nostra idea di Stato? Uno, vogliamo un reddito di cittadinanza perché il Sud si sta svuotando. I giovani fuggono, ogni anno scappano dall'Italia 120.000 persone, soprattutto giovani e soprattutto dal Sud, dove ci sono delle sacche di disoccupazione che raggiungono quasi il 70%. Vogliamo un reddito di cittadinanza perché i soldi ci sono e a coloro che dicono è utopia, non ci sono 17 miliardi all'anno, ricordatevi che Gentiloni ha trovato in 24 ore 20 miliardi di euro a debito per salvare le banche. Bravo! Che si sono scolpati loro. Bravo! Che significa reddito di cittadinanza? Significa impedire che vi siano dei cittadini costretti a vivere al di sotto della soglia di povertà, perché la povertà può essere abolita, resa illegale, fuori legge, con delle risorse pubbliche. Ma il reddito di cittadinanza non significa regalare denari a chi non vuole lavorare, significa senz'altro aumentare le pensioni minime quantomeno a 780 euro, appunto, che secondo l'Istat è la soglia di povertà, ma significa soprattutto dare un reddito a giovani, a un cinquantenne, un sessantenne che perde lavoro. E che cosa fa in Italia oggi un cinquantenne, un sessantenne che perde lavoro? Dargli tempo per poter trasformare l'economia italiana, vedremo poi come, obbligandolo però a inserirsi in un percorso formativo, magari a destinare anche delle ore di lavoro nel comune di appartenenza, e poi a prepararsi a nuovi lavori. E i centri per l'impiego che con questa legge abbiamo riformato presenteranno 3 proposte di lavoro ai cittadini che appunto prendono il reddito di cittadinanza. Qualora dovessero rifiutare 3 proposte di lavoro, perderanno il sussidio, semplice. Sappiate che però un cittadino che oggi non ha reddito e se dovesse prendere 780 euro, questi soldi magari li spenderebbe. Ci sono messi anche un segnale importante. Noi accettiamo di tutto, anche gli aiuti divini. Un cittadino che prende un 780 euro, magari li spende qui a Trecase, li spende in quel bar, li spende in quel negozio, li spende nell'alimentare. E questo rimette in circolo appunto un sistema economico locale e magari al tizio del bar, al tizio del negozio, al tizio dell'alimentare gli servirà di assumere qualcuno e assumerà magari qualcuno che prende appunto il reddito di cittadinanza, in quel caso non prenderà più il reddito perché ha trovato lavoro e quel reddito andrà ad un'altra persona che appunto vive al di sotto della soglia di povertà. Questo è il primo punto del nostro programma economico, perché non è assistenzialismo, è una manovra economica. Due, noi lo stiamo facendo con i nostri soldi, con quei soldi che per legge ci spetterebbero. Io in circa 4 anni di legislatura ho restituito
200.000 euro, sono soldi che mi farebbero comodo come farebbero comodo a tutti quanti voi, ma abbiamo realizzato un fondo, siamo a oltre 20 milioni di euro, che sostiene la piccola e media impresa, perché crediamo che il tessuto economico sia appunto rappresentato dalla piccola e media impresa, soprattutto locale, dagli artigiani. E un domani il 5 Stelle al governo creerà una banca pubblica nazionalizzata di investimento rivolta esclusivamente alla piccola e media impresa. Questo per dare credito magari a tanti giovani che vogliono crearsi un'impresa qui, una start-up, un bed and breakfast, per davvero magari lavorare su quello che dovrebbe essere il futuro ancora di più di questa terra, turismo, enogastronomia, cultura, perché questa è una terra tra le più belle al mondo, e dargli un credito per creare appunto una propria impresa. E questo lo deve fare lo Stato, dare il credito, perché le banche, ve l'avete visto, danno credito soltanto agli amici della politica, i quali magari restituiscono il favore in cambio tramite pacchetti di voti o tramite donazioni alle campagne elettorali. È tutto lì, è una questione di finanza. Io spesso faccio un esempio e lo faccio ancora di più in Puglia. Nel 2006 Riva, pace all'anima sua, il patron dell'Ilva, sostenne contemporaneamente la campagna elettorale di Berlusconi e di Bersani. Guarda che fanno sempre così. Anche Alfredo Romeo, l'imprenditore che hanno arrestato nel caso Consip, finanziava tutta la politica, destra e sinistra, nonché la fondazione renziana Open. Riva diede 240.000 euro a Forza Italia e 98.000 euro a Bersani. Qual era l'idea del patron dell'Ilva? Io finanzio tutti, così poi chi vincerà, me non mi interessa, mi restituiranno il favore. E non è un caso che negli ultimi anni siano stati approvati molti decreti salva Ilva e nessun decreto salva cittadini di Taranto. E sapete come vivono i tarantini nel quartiere Tamburi? Ammalandosi di tumore, bambini che si ammalano di tumore. Questo perché anche il politico onesto che riceve un finanziamento da un grande industriale, da un grande lobbista e nel peggiore dei casi anche da un grande criminale, deve restituire il favore, quindi deve fare la legge ad hoc. Io sono entrato in Parlamento spendendo 144 euro di campagna elettorale, 50 euro nelle idee di mia zia non mi ha mai chiesto una legge o un emendamento in cambio. È questa l'enorme differenza. Bravo! E questa è l'unica cosa che vi potrà garantire. Bravo! Che il reddito di cittadinanza sarà legge, che la creazione di una banca a sostegno della piccola e media impresa sarà legge, che il rilancio del turismo, della cultura, dell'enogastronomia sarà legge, che il sostegno alla scuola pubblica, perché tanti giovani smettono di studiare perché non hanno la possibilità economica di continuare a pagare le tasse universitarie che sono tra le più alte d'Europa, il sostegno alla sanità pubblica. Ma perché la sanità pubblica sta andando in malora? Perché sono cattivi i politici? No, perché magari dei RAS, delle cliniche private, finanziano la politica, e quindi la politica deve restituire il favore sostenendo la sanità privata a discapito della sanità pubblica. In questo paese tanti cittadini smettono di curarsi perché non hanno i denari per curarsi, nonostante tutto questo vada poi contro i diritti costituzionali. Prima un signore mi diceva: attaccati vitalizi, non è vero che sono diritti acquisiti, e mi ha detto una frase che è bellissima: non ci sono diritti acquisiti fino a che ci sono diritti negati. Ed è vero. Sapete perché ci fanno la guerra? Perché l'hanno visto che noi quel che diciamo faremo, abbiamo già fatto. E sanno perfettamente che se dovessimo avere la maggioranza, il taglio degli stipendi sarà per tutti per legge, per tutti i deputati, per tutti i senatori, per tutti i consiglieri regionali. Il finanziamento pubblico sarà abolito del tutto, sia in forma diretta che indiretta, e i vitalizi li aboliremo in forma retroattiva, perché ci devono ridare tutto quello che si sono fottuti in questi 30 anni. Perché non lo potremo fare? Perché nessuno di noi prende un vitalizio e quindi non siamo in conflitto di interessi. Per questo siamo gli unici che riusciremo a farlo. Legge anticorruzione, sì, la dobbiamo fare, perché in questo paese se rubi una mela finisci in galera, se rubi centinaia di milioni di euro in una banca forse finisci in Parlamento. Questa è la verità. Bravo! Perché non viene fatta la legge anticorruzione seria? È stata fatta una buffonata con Verdini, uno che ha più condanne e processi che elettori, proprio perché Verdini gli garantiva pacchetti di voti all'interno del Senato della Repubblica. Noi vogliamo una legge che consenta ai magistrati di mettere in galera i corrotti, perché i corrotti in Italia in galera non ci vanno. Vogliamo creare la figura dell'agente provocatore, ovvero agenti altamente specializzati da inserire all'interno della pubblica amministrazione per scoprire dall'interno reati legati alla corruzione, perché oggi corruzione e mafia sono due facce della stessa medaglia. I mafiosi senza la corruzione della politica non avrebbero l'arma più grande. Vogliamo poi modificare la prescrizione. La prescrizione è stata fatta per permettere non di allungare i processi, ma di farli di fatto finire a tarallucci e vini, e salvare coloro che si possono permettere, spesso anche politici grandi avvocati.
Noi vogliamo stoppare la prescrizione quando c'è una sentenza di primo grado, così il delinquente che sa che ha contro di lui delle prove schiaccianti e sa che si arriverà a sentenza, magari chiederà il rito abbreviato, gli sconti di pena, i processi dureranno molto di meno, quindi avremo uno snellimento appunto della giustizia che è assolutamente ingolfata e finalmente delinquenti in galera. E noi lo possiamo fare perché non c'è nessun delinquente al quale dobbiamo dare signor sì. È questa la battaglia del movimento. Se siete d'accordo con queste idee, non ci votate e basta. Perché votare non basta. Un politico tradizionale viene in piazza, qui, il primo maggio, fa la passerella, racconta tre storielle, magari regala qualcosa, qualche buono di benzina, chissà da dove arrivano quei soldi, i buoni della spesa, magari i politici locali sono esperti in quello che definisco l'asfalto elettorale, terminano una strada, una rotatoria, due settimane prima delle elezioni per dirti a rischio che l'ho fatto. Questa è una Repubblica fondata sull'asfalto elettorale. Noi qua non vi stiamo dicendo niente, non vi stiamo dicendo votateci, vi promettiamo che, vi stiamo dicendo dateci una mano, perché il sistema è incancrenito, perché la finanza si è infilata nel Parlamento, nelle istituzioni, perché le banche d'affari determinano le scelte della politica, perché la politica è di fatto assolutamente soggiogata dalla grande finanza, perché la grande finanza ha infilato nelle istituzioni i suoi uomini. Barroso, l'ex presidente della Commissione Europea, uscito dalla Commissione Europea, magari ha preso decisioni in favore delle banche, dove è finito? Vicepresidente di una banca d'affari che si chiama Goldman Sachs. Mario Monti, che ci ha massacrato con i voti anche del PD, di Forza Italia e della Meloni, che ha votato la legge Fornero. Mario Monti, che ha votato, che ha proposto la legge Fornero, votata da tutti quanti, per amor di verità non dalla Lega. È uno che proveniva dalla Goldman Sachs, Mario Draghi oggi, il presidente della Banca Centrale Europea, proveniva dalla Goldman Sachs, tantissimi ministri dell'economia e delle finanze, oppure pezzi grossi del Dipartimento del Tesoro, o provenivano dalle banche d'affari, o sono finiti nelle banche d'affari che gli hanno dato consulenze, contratti, promozioni, perché evidentemente hanno attuato delle politiche in favore della grande finanza e non in favore dei cittadini. Dato che noi non abbiamo nessun legame con questa finanza, siamo gli unici che riusciremo a rendere veramente Banca d'Italia pubblica, perché oggi Banca d'Italia di fatto non è pubblica, è controllata da quelle stesse banche private che dovrebbe controllare, ed è per quello che falliscono le banche, non vengono controllate, danno quattrini a destra a manca la politica e poi arriviamo un giorno noi, pantalone, e ci dobbiamo mettere i soldi nelle banche private spolpate dalla politica, quei soldi che invece dovrebbero finire nel sostegno del territorio, nella lotta al dissesto idrogeologico, nel dare un reddito di cittadinanza, nell'aumentare le pensioni minime. Questo è ciò che è avvenuto, la partitocrazia si è trasformata in bancocrazia, oggi l'alta finanza determina le scelte dei parlamenti, però in realtà la massa siamo noi, siamo molto di più di loro, dipende soltanto da noi, da quanto siamo capaci appunto di organizzarci, di non piegare la testa, di non dire più signor sì e anche di essere capaci di dire no. Ci accusano di essere il popolo del no, la parola no è bellissima. Sì, siamo contro il TAP, sì, siamo contro il TAP, siamo contro la corruzione, diciamo, abbiamo detto no al referendum costituzionale che voleva soltanto privare il cittadino italiano del diritto al voto, ma siamo quelli che vogliono avere la legge anticorruzione, una legge sul conflitto di interessi, ce l'hanno menata quelli di Repubblica per 20 anni, conflitto di interessi, è colpa Berlusconi, è colpa Berlusconi, è colpa Berlusconi, poi sale il Partito Democratico al governo e di conflitto di interessi non si parla più, ma non risolvere il conflitto di interessi, non soltanto permette l'accentramento di potere e di ricchezze nelle mani dei soliti noti, ma impedisce pure una reale concorrenza, perché evidentemente magari degli imprenditori onesti non riescono ad accedere a degli appalti, a vincere dei bandi, perché li vincono sempre gli stessi. La legge sul conflitto di interessi crea lavoro, noi siamo gli unici che la possiamo fare perché non abbiamo conflitti di interessi. Questo no, falliremo? Non lo so, vogliamo però un'opportunità. E soprattutto vi chiediamo una mano, ripeto, una mano. Un politico tradizionale vi promette qualcosa. Noi vi diciamo che senza i cittadini, un popolo informato che ci soffia sul collo, in primis a noi, qualora Francesca dovesse diventare sindaco qui a Trecase, non deve essere abbandonata. Io preferisco un cittadino che magari non ci vota, ma ci dà una mano per fare un progetto, per dare lavoro, per chiudere una discarica, piuttosto che uno che dice, vabbè, votiamo e vediamo che fanno, e incrocia le braccia. Basta! Il tempo della delega è finito, abbiamo visto quello che ha portato la delega in questo paese. Salvatori della patria non ce ne sono! Non pensate che non siamo salvatori della patria, non lo siamo! Ognuno deve essere capace assieme di salvare se stesso. Voi oggi siete tantissimi in piazza ed è bellissimo, avete magari lasciato le case, spento la televisione, spegnere la TV è sempre un atto rivoluzionario, accendetela solo quando ci stiamo noi, io domani bravo! Sarò da Floris, subirò come sempre l'ennesima più che intervista interrogatori, ma
come quando vado dalla Gruber che mi panca solo che mi accendono la lampada in faccia e mi dicono confessa. Abbiamo imparato, stiamo lì. Respiriamo tranquilli, io magari prima di andare in diretta mi faccio una Peroni perché ne ho bisogno, vado lì tranquilli, ci provo e dottoressa Gruber cortesemente e garbatamente mi faccia terminare la frase, perché tu devi provare così, lo so, non è facile, però abbiamo imparato, siamo sempre in piazza, siamo in rete, in internet, andiamo anche in televisione, ripeto, non è facile perché sappiamo che dobbiamo combattere per un secondo in più. Per provare a dire velocemente il nostro pensiero prima che ti interrompano, che arrivi la pubblicità, quando ci va Renzi, danno il microfono e se ne vanno. È così. Io spero che però tanti cittadini si accorgano della differenza, no? Di quanto, che dico, ma come questi non li fanno parlare? Giustamente, attenzione, noi non chiediamo mai da parte dei giornalisti trattamenti di favore. Vorremmo soltanto che trattassero gli altri come trattano noi. Soltanto questo. Vogliamo soltanto un paese normale, c'è una bambina sulle spalle del padre, un paese gli stiamo lavorando soprattutto per i più piccoli, per lasciargli un paese più pulito di come l'abbiamo trovato, ma ripeto, non dipende soltanto dai parlamentari, se abbiamo avuto 30 anni di mostri è anche colpa della disaffezione alla politica, del fatalismo, di coloro che dicono vabbè tanto sono tutti uguali, non siamo tutti uguali, perché mai si era vista una forza politica che ha fatto veramente opposizione. Io ho avuto 84 giorni di espulsione dalla Camera dei Deputati, sono il parlamentare più espulso della storia della Repubblica Italiana e non ho mai picchiato nessuno. Esatto, ma io sono onorato, Per me è un onore essere stato cacciato dalla Camera coloro che hanno salvato il condannato Minzolini. È un onore! Dateci una mano. Vi cambia la vita far parte del movimento, interessarsi alla politica, vi cambia la vita. Perfetti non siamo, anzi, tante energie se dovessero entrare magari miglioreranno questa forza politica. Dateci una mano, perché far parte del movimento, ripeto, vi cambia la vita. Alle volte è difficile, un giorno viene accusato di essere fascista perché vuoi soltanto gestire i flussi migratori e capire coloro che mangiano sull'immigrazione clandestina che è diventata una nuova forma di finanziamento pubblico alla politica. Il giorno dopo siamo comunisti perché vogliamo l'acqua pubblica, la scuola pubblica e i trasporti pubblici. Torniamo ad essere di destra perché vogliamo eliminare il finanziamento pubblico all'editoria, vogliamo abolire Equitalia che massacra coloro che non ce la fanno a pagare le tasse, no che non vogliono pagare le tasse. Torniamo ad essere comunisti perché vogliamo dare un reddito di dignità e pensiamo sì alla redistribuzione della ricchezza, per l'amor di Dio. Soltanto quando ci tagliamo gli stipendi e non prendiamo un euro di finanziamento pubblico non ci dicono se siamo di destra o di sinistra, perché siamo gli unici ad averlo fatto appunto nella storia della Repubblica Italiana. Come? Sì, ma già guardate, già siamo la prima forza politica del paese, hanno così paura che proveranno a spaventare. In tutta la campagna elettorale, già ve lo dico, Renzi parlerà di scie chimiche, che noi siamo contro i vaccini e non crediamo nella scoperta della Luna. Già ve l'ho detto. Questa sarà l'impostazione della campagna elettorale di questo partito ipocrita, di questa peste rossa che si chiama Partito Democratico, e ve lo dice uno che lo votava. Ma oggi sono una persona nuova e sono del tutto disintossicato. Disintossicatevi pure voi, non si può votare per partito preso. Se si vota per partito preso, l'unico partito che si vota è il partito che ci ha preso i diritti, il presente e il futuro. Un partito politico, una forza politica non è come una squadra di calcio. È intollerabile ascoltare persone che dicono io sono di sinistra, quindi voto il PD anche se Berlinguer si sta rivoltando nella tomba, oppure io sono di destra, quindi voto Berlusconi, è stato Berlusconi a istituire Equitalia. In un paese fatto alla rovescia, in questo paese il centro-sinistra ha abolito l'articolo 18 e il centro-destra ha creato Equitalia. Ed è un paese anche molto ipocrita, noi, io non ho urlato, forse ho detto una parolaccia in questo comizio, sarà l'unica che finirà sul sito probabilmente di Repubblica, perché non ho sbagliato congiuntivi, alle volte mi sbaglio volontariamente, così forse un tema passa, dico noi al governo faremmo il reddito di cittadinanza, così magari questo passerà, perché gli hanno bocciato di tutto agli esperti, gli hanno bocciato il referendum costituzionale ai cittadini italiani, gli hanno bocciato
la riforma costituzionale, scusate, l'Italicum, la Corte Costituzionale, ci hanno fatto due leggi elettorali incostituzionali di fila questi impostori, hanno bocciato la riforma della pubblica amministrazione, sempre la Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato gli ha bocciato la riforma sulle banche popolari, l'Unione Europea di fatto gli ha bocciato parte della finanziaria, infatti oggi stanno facendo la manovrina, poi la chiamano così, una manovrina, ma che sarà mai una manovrina? Sottasse sempre per gli italiani, sempre per voi, per tutti quanti noi, però la chiamano manovrina. Qualsiasi cosa hanno toccato l'hanno distrutta, io non me la dimentico Renzi che disse MPS è risanata, questo è il momento di investire, un anno e mezzo fa, oppure vola l'Italia, allacciatevi le cinture, non è colpa dei lavoratori di Alitalia se hanno distrutto Alitalia, è colpa dei dirigenti, dei Montezemolo, dei Colaninno, dei Berlusconi. E ci vuole un piano industriale per Alitalia, perché ci devono essere più aerei capaci di portare turisti anche qui in Salento, più aerei, perché siamo il paese più bello del mondo, ma può fallire in Italia la compagnia nazionale oggi fatto privatizzata. Serve un piano industriale, per me i lavoratori devono anche partecipare alle quote aziendali, perché io credo moltissimo ai lavoratori che sono in parte proprietari appunto delle aziende in cui lavorano, ci credo moltissimo in questa sorta di terza via. Hanno tutto quello che hanno toccato, hanno distrutto, ripeto, ma se noi sbagliamo un congiuntivo finiamo sulla BBC, sulla Al Jazeera, prime pagine, telegiornali che aprono, Di Maio e Battista hanno sbagliato la consecutio e a questi la Corte Costituzionale gli ha bocciato qualsiasi legge. Ma un politico che fa una legge incostituzionale per me è come un medico che si dimentica il bisturi nello stomaco di un paziente. A questi gli hanno bocciato le ultime due leggi elettorali, che sono lo strumento che permette ai cittadini di esprimersi. È come se un chirurgo avesse dimenticato per due volte il bisturi nello stomaco di un paziente. Ma voi vi fareste operare per la terza volta da un chirurgo che per due volte si è dimenticato il bisturi nel vostro stomaco? No. Per quello vi chiediamo una mano. La qualità della classe politica dipende dalla capacità del cittadino di alzare la testa, di essere sovrano. Far parte del movimento non è facile, ma ti permette, ripeto, di guardarti allo specchio, di camminare a testa alta e di essere convinto che la propria parte per un cambiamento, per il benessere collettivo e per l'interesse generale la stiamo facendo. Grazie a tutti, buon primo maggio, buona festa dei lavoratori, viva il reddito di cittadinanza, viva l'Italia, viva il Salento, grazie di cuore. Aspettate, facciamo uno... Grazie a tutti, aspettate che... Piccolo video, ok, grazie a tutti. Siamo alle 20 a Lecce, in che piazza? Siamo a Porta San Biagio alle 20, venite tutti quanti, cioè andiamo, occupiamo. Adesso voglio fare un piccolo video, aspettate.